qui dobbiamo chiudere un pochettino, qui dobbiamo mettere un po' più di presentazione. Allora, stiamo parlando della virtù della temperanza in riferimento alla sessualità, alla purezza, alla castità, verginità e pudore. La castità prende diverse denominazioni secondo lo stato delle persone che la praticano. Ad esempio, c'è la castità verginale, proprio di chi si astiene volontariamente per tutta la vita dai piaceri sessuali. C'è la castità giovanile, propria di chi si astiene completamente da questi piaceri prima del matrimonio. Coniugale, la castità coniugale, che regola secondo la ragione e la fede cristiana la vita intima degli sposi e che fa sì che i loro atti coniugali siano sempre all'impronta della donazione, mai della violenza, del rispetto della dignità della persona e della dimensione della fecondità. Poi c'è la castità vedovile, propria delle persone che si astengono completamente dagli atti sessuali dopo la morte del coniuge. Quindi vedete come ci sono vari tipi di castità. E alla castità si oppone anche la lussuria in tutte le sue specie e manifestazioni. Essendo un vizio capitale, ne derivano molti altri peccati principalmente. La lussuria è un peccato capitale. Ad esempio l'accecamento dello spirito, la precipitazione, l'inconsiderazione, l'incostanza, l'amore disordinato di se stessi, l'odio contro Dio, l'attaccamento a questa vita e l'orrore verso la vita futura. Quindi vedete come questa virtù della castità e come questa dimensione della sessualità coinvolga parecchie dimensioni e parecchie situazioni e anche parecchi anche aspetti della vita di tutti i giorni. Vediamo alcune motivazioni che stanno alla base della castità, all'interno della virtù della temperanza. Anzitutto la motivazione antropologica. Il corpo umano con la propria sessualità è una realtà buona, positiva. Essendo dono della Santissima Trinità, infatti il corpo umano è creato da Dio, creatore e padre. È assunto e redento da Cristo. Cristo si è fatto uomo, ha assunto il nostro corpo umano. È santificato dalla presenza, dall'azione dello Spirito Santo, soprattutto col sacramento della cresima. Quindi vedete che la visione cristiana del corpo umano è una visione altamente positiva, che coinvolge tutta la Trinità. Il corpo umano insieme all'anima costituisce l'essere umano, nella mascolinità e nella femminilità. E questi sono due valori che dovremmo sempre salvaguardare. Certo, la teoria del gender intacca un po' questa dimensione di originalità e di relazione che esiste fra l'essere maschio e l'essere femmina. E invece dovremmo salvaguardare questa tipicità, originalità, che è propria appunto della quale ha voluto appunto Dio, creando appunto l'essere umano maschio e femmina. L'anima
è creata direttamente da Dio al momento del concepimento. Quindi l'essere umano che è costituito da anima e corpo, con l'anima creata direttamente da Dio. Inoltre l'anima è superiore anche al corpo. Gesù anche ce l'ha detto, a che ti serve così guadagnare anche il mondo intero e salvare tutto il tuo corpo se poi ti perdi l'anima? È superiore anche agli stessi animali, che posseggono sì un'anima, però noi diciamo solo vegetativa o sensitiva. Esiste nell'essere umano questa unità duale che noi chiamiamo, da un punto di vista antropologico, come unità duale, e cioè anima che è immortale, che non muore più dal momento che Dio ce l'ha creata nel momento del concepimento, e il corpo invece che è destinato a subire varie mutazioni dal momento del concepimento, e però poi anche con la morte subisce una radicale trasformazione divenendo polvere, che però alla fine dei tempi è destinato a risorgere come è risorto il corpo di Cristo. La castità, ecco, mantiene la sessualità unita all'amore donazione e inoltre anche alla procreazione. Fa sì che la castità sia vissuta appunto come sempre, come una donazione, il donare la propria vita all'altro, all'altra, e poi anche aperta sempre alla possibilità di dare una nuova vita anche a un essere umano, come collaborazione con Dio. I genitori da questo punto di vista sono chiamati a collaborare con Dio proprio per realizzare questa finalità che Dio ha messo nella sessualità. Dio già nell'Antico Testamento, con il sesto e nono comandamento, chiede di vivere in un certo modo la nostra sessualità, riservando ad esempio il rapporto sessuale all'interno del sacramento del matrimonio. Questo è Gesù Cristo con il Nuovo Testamento, ma già nell'Antico Testamento il matrimonio era considerato qualcosa di sacro, che coinvolgeva anche in qualche modo la benedizione di Dio. Poi Dio gli ha dato anche un di più rispetto a quello dell'Antico Testamento, alla sacralità dell'Antico Testamento. Tra un uomo e una donna, un uomo e una donna, lì si parla di sacramento del matrimonio. Gesù conferma e completa quanto voluto da Dio, elevando l'unione già sacra del matrimonio, l'ha elevata alla dignità di sacramento, finché morte non vi separi, e cioè a una realtà che esprime, che incarna e che attualizza, sacramento del matrimonio incarna, manifesta, attualizza l'unione che esiste fra Cristo e la sua Chiesa. Quindi vedete che è un di più che Dio gli ha dato da questo punto di vista. Dio, volendo questo, è forse cattivo? Vuole il nostro male? Chiedendoci di vivere la sessualità nella maniera che lui ci ha indicato? Vuole il mio male? Mi vuole triste? Mi vuole infelice? Mi chiede troppo? La sua proposta è qualcosa di impossibile da attuare, da vivere? Certamente tiene conto dei tempi di maturazione psicofisica delle varie fasce di età della persona. La castità dunque evita di ridurre la persona a puro strumento, a possesso, come se la persona fosse un oggetto. È uno svendere la propria dignità, la propria sessualità. Sentite i rintocchi della campana qui, della basilica
di San Pietro qui a Roma, e che vedete appunto nello sfondo, trovandomi io sul terrazzo dell'Istituto Patristico, che è dedicato questa università allo studio dei padri della Chiesa. Inoltre la castità evita di farci cadere in interessi individualistici, egoistici, produrre anche frutti amari di sfruttamento della persona, della propria sessualità, e anche, magari anche, purtroppo avvengono anche ai nostri giorni, e produrre anche atti, frutti di violenza. La castità non è pertanto rifiuto della sessualità. No, assolutamente, perché abbiamo detto che la sessualità è un grande dono che Dio ha dato sia all'uomo sia alla donna. E neanche si tratta di disistima dei valori e delle esigenze della sessualità. La castità evita la concezione del riduzionismo antropologico, e cioè di ridurre la persona a corpo. Da corpo ridurla semplicemente al fatto sessuale. Da sessualità, che investe tutta la persona, a genitalità, e quindi al fatto puramente fisico, biologico. Da genitalità a erotismo, e quindi la sessualità vissuta semplicemente per se stesso. Da essere ad avere. Io sono anima e corpo. Noi cristiani diciamo io sono anima e corpo, e non diciamo io ho un'anima e un corpo. Da comunione, e cioè la sessualità che è mezzo e condivisione di comunione, a sfruttamento invece dell'altro e a svendita di se stessi e svendita anche della dignità dell'altro. La castità impedisce che le persone si usino come si usano le persone. Il pericolo maggiore non sta nelle cose, nelle realtà materiali, ma nel modo in cui le persone le utilizzano. Vedete come qui Papa Francesco, in Fratelli Tutti, identifica ben bene il rischio e il pericolo in cui possiamo cadere, e cioè che le persone siano utilizzate. L'oggettivazione, la sessualizzazione dell'immagine del corpo umano contribuisce a incoraggiare le persone a trattare gli altri come dei beni di consumo per il loro piacere sessuale. Così dice Benedetto XVI. La lotta contro la banalizzazione della sessualità è parte del grande sforzo affinché la sessualità venga valutata positivamente e possa esercitare il suo effetto positivo sull'essere umano nella sua totalità. Ecco, la lotta continua contro la banalizzazione, che è il grande sforzo anche della società attuale, che è quello appunto anche. Nel libro Intervista alla luce del mondo, nel 2010, a pagina 170. La lussuria è peccato, in quanto è non vedere l'umanità dell'altra persona per farne semplicemente carne da consumo, da svendere e da utilizzare. Quel corpo non è più un soggetto, ma un oggetto. Ed ecco i peccati di lussuria allora. Il rapporto sessuale al di fuori del sacramento del matrimonio, e come pure anche l'omosessualità, la masturbazione, la fornicazione, la prostituzione, l'incesto e lo stupro. Su tutte queste dimensioni c'è appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica che esplicita e che
manifesta questi aspetti e li spiega anche questi aspetti. L'attenzione dunque agli atti impuri è rivolta alla masturbazione, sì, a tutto il mondo, ad esempio anche della pornografia, alla gestione dei rapporti coniugali non orientati direttamente alla prole di per sé stessi, ai rapporti tra persone dello stesso sesso. L'incesto anche in tutte le sue forme, all'impudicizia, alla prostituzione, la pederastia, l'omosessualità praticata, la zoofilia. Quindi vedete quante forme negative ci possono essere appunto nella sessualità. Questa era la motivazione antropologica. Vediamo ora la motivazione teologale di questo. La Bibbia parla di sessualità, di castità. Già l'Antico Testamento che dedica due comandamenti, il sesto e il nono. Riserva dure sanzioni, pene, se si violano. Forse Dio ci chiede qualcosa che sia il nostro male? Già l'ho posta questa domanda prima. Ci vuole infelici? Ci vuole qualcosa di impossibile? La Bibbia afferma che cosa? La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Tutto questo è il Salmo 18, 8, 9. Quindi tutto questo è sulla linea che gli insegnamenti del Signore sono veramente qualcosa di bello, di grande e di luminoso. Purtroppo, molte volte questo succede anche noi e ci è capitato anche nel passato, quando i nostri genitori ci hanno dato dei comandi, purtroppo ci siamo un po' ribellati ai genitori dicendo: perché mi proibisci questo? Tu sei cattiva mamma, tu sei cattivo papà. Perché mi proibisci questo o mi ordini quest'altro? Ma la mamma e il papà sanno che quello che ci chiedono ce lo chiedono per il nostro bene e perché ritengono importante quello che ci chiedono. Beato l'uomo di integra condotta, ci dice ancora la Bibbia, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti. E lo cerca con tutto il cuore. Salmo 119. La sessualità dunque è un dono ricevuto. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? È un dono ricevuto da un altro, con la A maiuscola, e cioè da Dio creatore. Quindi la persona umana non ne dispone come le pare e piace. E la sessualità è un dono ricevuto, dono da ridonare. Ma conosce e rispetta le caratteristiche e le finalità che Dio ha impresso nella sessualità. La purezza cristiana non si basa sul disprezzo del corpo o della sessualità, no. Considera questo un bene, un dono di Dio, che però è da vivere secondo gli insegnamenti e secondo le finalità che Dio ha messo nella stessa sessualità. Ma al contrario si basa sulla stima grande della sua dignità. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, ci dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 20. Il corpo umano è dunque per la gloria di Dio ed esprime questa gloria quando la persona vive la propria sessualità e la sua intera corporità in obbedienza all'amorosa volontà di Dio. Dio desidera questo per il nostro bene e ubbidire a Dio significa realizzare il nostro vero bene. Che è come dire,
in obbedienza al senso stesso della sessualità, alla sua natura intrinseca e originaria, che non è quella di vendersi, ma quella di donarsi. È la consapevolezza di questa dignità che molte volte viene a mancare, in tutto o in parte. In Prima Corinzi San Paolo spiega infatti che tale glorificazione di Dio si esprime in due modi e in due carismi diversi, o attraverso il matrimonio o attraverso la verginità. Glorifica Dio nel suo corpo, la vergine e il celibe, ma lo glorifica anche chi si sposa, purché ognuno viva le esigenze del proprio stato. Nello stesso tempo il cristiano è consapevole che alle origini del mondo c'è stato il peccato originale e quindi non è tutto semplice e tutto pacifico e tutto tranquillo, il quale ha ferito la positività del nostro corpo e pertanto da allora tale positività è per la persona un progetto da realizzare, anche con fatica e rinunce, perché c'è stato di mezzo il peccato originale. E tuttavia non è un progetto impossibile, perché Dio non ci chiede qualcosa di impossibile, in quanto Cristo è venuto per rendere possibile la realizzazione di tale progetto. Ci dà la sua grazia, ci ha dato i sacramenti, ci dà lo Spirito Santo. Occorre evitare di pensare dunque e presentare la castità in modo repressivo, proibizionistico, un continuo dire di no, o come qualcosa anche di impossibile, riservato a pochi, pochissimi. Le conseguenze del peccato originale, certo, si fanno sentire anche nel campo sessuale. La concupiscenza è presente, per cui gli sposi, anche all'interno del matrimonio, possono agire scollando il fare sesso dall'integrazione alla persona. Fare l'amore, ma che significa questa parola amore? È veramente il dono di tutta la propria vita all'altro e l'accoglienza della vita dell'altro? Sono pronto a dare la vita per l'altro, per l'altra? E quindi ecco, in questo senso è qualcosa di integrato e pienamente rispettoso per la sensibilità e le esigenze dell'altro. Possono vivere dunque la sessualità? Questo è possibile da sopraffattori, da violenti, non da coloro che ricercano il dono di sé e dell'altro, ma dallo sfruttamento, dal piacere egoistico che è raggiunto attraverso molte volte anche la violenza. C'è poi anche un'altra ulteriore motivazione, la motivazione cristologica della purezza. Non è lecito vendersi o disporre di sé a proprio piacimento, per il semplice fatto che noi non ci apparteniamo più, non ci apparteniamo più. Non siamo nostri, ma di Cristo. Non si può disporre di ciò che non è nostro. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo, ci dice San Paolo, e che non appartenete a voi stessi? La Prima Corinzi capitolo 6, versetto 15-19. Il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore, ci dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 13. La motivazione ultima della purezza è dunque: Gesù è il Signore, e quindi il mio corpo è per il Signore. E questo avviene quando io vivo secondo le esigenze che il Signore mi ha posto nella sessualità. La purezza cristiana, in altre parole, non consiste tanto nello stabilire il dominio della ragione sugli istinti, quanto nello stabilire la signoria di Cristo
su tutta la persona. Siamo il corpo stesso di Cristo, le sue membra. Qui la campana della Basilica di San Pietro a Roma sta suonando le ore 9, le ore 21. Finisco un po' questo aspetto e poi vi do la parola. Siamo il corpo stesso di Cristo, le sue membra. Ecco la motivazione cristologica. Questo vuol dire che commettendo l'impurità io prostituisco il corpo di Cristo. Compio una sorta di odioso sacrilegio, un uso violenza al corpo del Figlio di Dio. Lui è il capo, noi siamo il corpo, la famiglia dei battezzati che è la Chiesa. Dice l'Apostolo, prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? La prima Corinzi capitolo 6 versetto 15. E allora la prima Corinzi capitolo 6. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore, aggiunge ancora San Paolo, forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. Ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? E ancora San Paolo sempre che ce lo dice. Vedete che bella visione positiva ha del nostro corpo e della nostra sessualità. Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete più a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco, mi fermo qui e do ora la parola a voi. Grazie.